Mi trovo a Pesaro. Oggi qui, grazie a Progetti del Cuore, viene consegnato un automezzo, un Fiat Doblò, destinato al trasporto delle persone con disabilità, delle persone con problemi di salute, gli anziani. Oggi sono con la dottoressa Germana Severini, che è la responsabile sanitaria della Fondazione ANT. Italia Onlus per la comunità di Pesaro e Urbino. La Fondazione ANT riceve oggi in consegna l'automezzo. Dottoressa, che come mai avete deciso di aderire a questo progetto? Abbiamo deciso di aderire a questo progetto perché operiamo nel territorio innanzitutto da 27 anni e sempre più spesso siamo attenti sempre di più alle esigenze dei nostri pazienti. E un'esigenza in particolare è quella di poter accedere a reparti ospedalieri o ambulatori medici, eccetera, in modo sempre più facile, perché molti, soprattutto persone anziane o invalide, non sono muniti di auto, oppure non, il marito non guida più la macchina, quindi hanno necessità ogni volta di dover disturbare, tra virgolette, un figlio per fare una visita, eccetera. Allora, siccome questa richiesta è sempre più pressante, abbiamo cercato di aderire innanzitutto a questo progetto per avere un mezzo, ma soprattutto di rispondere a un'altra esigenza del nostro territorio. In cosa consiste Progetti del Cuore? Allora, Progetti del Cuore consiste nell'opportunità per un'associazione, in questo caso specifico ANT di Pesaro Urbino, di avere a disposizione in comodato gratuito un automezzo, un Fiat Doblò attrezzato per poter caricare anche le persone che non deambulano autonomamente, quindi le persone in carrozzella. Quindi l'associazione beneficia dell'utilizzo di questo mezzo senza spendere i soldi per acquistarlo e anche per certe spese di manutenzione. Il progetto è stato realizzato grazie all'adesione di sponsor, quindi di imprese sul territorio che hanno aderito noleggiando uno spazio pubblicitario sulla carrozzeria del mezzo. Padre, come giudica l'iniziativa di oggi, la consegna di questo mezzo? Beh, io direi che dobbiamo complimentarci con quelli che hanno realizzato questo dono, perché naturalmente gli ammalati dovrebbero essere i primi per tutti, sia nelle famiglie che anche nelle altre strutture, i primi ad essere aiutati, sostenuti. E quindi certo è una circostanza che dobbiamo tutti sostenere e ammirare per favorirla anche in altre situazioni. Sono con Matteo Ricci, sindaco della città di Pesaro. Sindaco, come mai avete deciso di dare il patrocinio a Progetti del Cuore? Ma perché sono la parte più bella e più solidale della nostra città. L'ANT fa un lavoro straordinario, assiste le persone nella parte finale della propria vita, dà un sollievo a tantissime famiglie. Quindi questo mezzo col quale si muoveranno è la dimostrazione non solo di quanto sia importante il loro lavoro, ma di quanta solidarietà siano riusciti a coinvolgere attraverso questo progetto, attraverso le tante scritte, le tanti loghi che si trovano nel mezzo stesso. Quindi insomma è la dimostrazione che Pesaro è una città con un cuore grande e ci vogliono progetti come questi per coinvolgere le persone di buona volontà. Presidente, oggi viene consegnato a Pesaro un Fiat Doblò per le persone che sono in difficoltà con la salute, in difficoltà con l'età. Questo è un gesto sicuramente di grande generosità. Qual è la sua opinione? Ma che credo sia proprio un punto di forza, di bellezza straordinaria della nostra realtà, il fatto che in tanti mettono a disposizione le loro risorse per chi ha più bisogno. Un gesto di solidarietà importante che significa per molti facilità nell'accedere a un servizio, di muoversi in una comunità, nella città. E la solidarietà ha due valori: uno quello materiale, perché appunto facilita il lavoro delle associazioni, direttamente delle strutture sanitarie, nel dare di più ai propri pazienti e alle persone che si rivolgono, ma anche quel caldo abbraccio che ha un valore particolare, tutto speciale, che ci accompagna, ci sostiene nelle difficoltà della vita. Sono con Sara Mengucci, assessore ai servizi sociali della città di Pesaro. Assessore, come giudica l'iniziativa Progetti del Cuore e la consegna del Fiat Doblò oggi all'ANT? Sicuramente un'iniziativa molto importante e molto utile alla città.
che va a consolidare le attività già significative che svolge l'associazione ANTE per il nostro territorio, per i malati, per tutte, è a supporto delle famiglie delle persone malate. Quindi un'iniziativa molto importante e sicuramente importante anche da un punto di vista di sensibilizzazione e di promozione di tutta l'organizzazione delle attività che svolge l'ANTE per la nostra città. E quindi siamo molto orgogliosi, anche perché sicuramente è un automezzo che potrà servire sia per l'assistenza domiciliare sia, come dicevo prima, per il supporto alle famiglie stesse, che spesso si trovano in una situazione di grande disagio nell'affrontare la malattia delle persone care. Quindi un ringraziamento a Progetti nel Cuore, all'ANTE e a tutti coloro, ovviamente, le varie aziende che hanno contribuito a questo grande risultato.